Ciao ragazze, benvenute qua sul mio divano. Oggi chiacchieriamo, ma facciamo anche un test scientifico. Quindi mi vedete qua struccata, struccatissima, tolgo anche gli occhiali, perché voglio fare un test comparativo tra due contorno occhi che si occupano di borse e occhiaie. Stamattina mi sono lavata la faccia, cosa che ogni tanto faccio, e messa la solita idratazione, la solita crema viso, nulla di che. E ho fatto le mie cose, poi ho detto: ma è ora di provare a fare questo video perché parlando con una mia amica di questi nuovi gel che si applicano per le borse, le occhiaie, non so se voi li avete visto anche in televisione, ci sono delle televendite in cui fanno vedere da vicino le borse più che altro che ci sono sotto gli occhi e che grazie a questi gel vengono asciugate e la bombetta della borsa viene appiattita. Allora, io avevo comprato l'Instant Gel Platinum, questo qua dell'Avon, questo qui, è proprio, serve proprio per ridurre le borse in modo istantaneo, eccolo qua, e avevo una mia opinione. Poi lei mi dice: ma sai che sono andata in farmacia e ho comprato un prodotto su consiglio appunto della commessa che serve per le occhiaie e le borse. E allora ho detto: beh, facciamo un test di comparazione perché? Allora, questo dell'Avon è questo qui, me lo metto dritto così si vede. Quello che lei invece ha comprato in farmacia è questo. È High Bags and Dark Circles. Dunque, di che marca è? È della Remescar, famosissima, molto molto conosciuta. Siccome avevamo tutte e due qualche dubbio sulla resa di questi due test, di questi due prodotti, ho detto: guarda, voglio proprio fare un test. Allora, la prima cosa da dire, anzi, sì, vabbè, cominciamo da questo. La prima cosa da dire, questo della farmacia ha 8 ml di prodotto, questo di Avon ha 15 ml, quindi quasi il doppio. La cosa è il prezzo, questo costa 35 euro più o meno, non so dirvi di preciso, ma lei mi ha detto quello. Questo ho visto che costa meno di 15 euro. Cioè, già questa è la prima differenza tra i due. Lei mi ha detto: portatelo a casa, provalo anche tu e poi mi dici. Allora io voglio fare così, voglio mettere qua sotto questo e a sinistra quello di Avon. Avvicino un po' di più, portate pazienza, ma per la scienza bisogna fare questo ed altro. Vediamo se posso anche, ecco, va che bello. Proprio sugli occhi, ecco qua. Allora, apriamo questo qua. Questo si presenta così. Di tutte e due si sa benissimo che bisogna metterne una quantità infinitesimale, piccolissima, perché altrimenti cioè, non va bene. La regola è uguale per tutte e due, quindi mettere poco prodotto. Mettiamolo qua. Ecco, questo qua è rosato, non so se si vede. Mettere poco prodotto e picchiettarlo sotto l'occhio, cioè non è da spalmare, ma è solamente da picchiettare. Ok, quindi io questo l'ho messo, ne ho messo veramente pochissimo. Ha una consistenza cremosa e diciamo, il prodotto in sé ha una colorazione sul rosa. Appena lo metti, dà subito una sensazione di freschezza, eh? Questo assolutamente sì. Andiamo con l'altro a sinistra, lo metto sull'altro dito dell'altra mano per non avere problemi. Questo invece è un gel, ok?
anche qui ne metto pochissimo, un gel però senza alcun colore. Questo qua probabilmente è un po' più profumato, questo non mi pare che abbia profumo. Ok, picchiettare, 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 senza strisciare. Ok, allora, io già qui a destra, lo faccio vedere così perché così uno capisce, qua già sento che la pelle comincia a tirare, sento proprio che ho questa sensazione di vuoto che aspira la borsa all'interno, già da subito. Questo ve lo ricordo è Remescar. Qui al momento non sento nulla. Qual era il dubbio, insomma, quello che abbiamo constatato tutte e due? Adesso voglio vedere anche qua se si nota. Che praticamente questo genere di prodotto secca moltissimo la parte sottostante. Si vede, io avevo notato su questo, che quando si asciuga mi lascia una patina bianca. E la stessa cosa mi ha detto lei, che succede anche a lei su questo. Quindi il fatto di lasciare proprio una patina bianca e visibile. Altra pecca che io ho notato di questo prodotto è che enfatizza maggiormente le rughette sotto gli occhi. Adesso piano piano si andranno a definire. Io qua sento sempre tirare molto di più che non qua. Aspettiamo qualche minuto e vediamo come si comportano. Stavo guardando che nel prossimo catalogo di Avon lo trovate, eccolo qua, non vi dico una stupidaggine, a 14,99. Si vede a fuoco? A 14,99. Trattamento levigante aiuta a tonificare e lisciare l'area sotto oculare. Diciamo che la linea Platinum di Avon è diciamo che ha un target di donne tra i 55 e i 65 anni, però questo tipo di levigante non c'è per altre tipologie di età, per cui quello è e quello deve andare bene per tutte. C'era un bugiardino all'interno, vediamo un po' cosa dice. Applicare sulla pelle pulita e asciutta oppure dopo la crema per il contorno occhi completamente assorbita. Distribuire una piccola quantità sotto l'occhio dall'angolo interno a quello esterno, quindi picchiettare delicatamente per creare uno strato uniforme e molto fine. E abbiamo fatto esattamente quello che ci diceva. Non assumere espressioni. Oh cavolo, questo non l'avevo non l'avevo letto che non devo assumere espressioni, ma per me è impossibile. Come faccio a non assumere espressioni? Non assumere espressioni per 1-2 minuti, fino a che lo strato si è completamente trasformato in una sorta di pellicola sottile e invisibile. Invisibile. Se compaiono residui bianchi, ridurre la quantità applicata. Io infatti all'inizio ne usavo molto di più, come un normale contorno occhi, e proprio veniva proprio via la pellicola, una pellicola di crema. Stavolta ne ho usato, cioè una capocchia di spillo ne ho messa. Allora, io dico che sono già passati almeno 3-4 minuti da quando l'ho messa. Dunque, valutiamo un po' insieme da vicino. Questa è questa qua bianca sempre, cioè non so se si nota, si vede già la striscia bianca, tutto esattamente dove è stata posizionata la crema, si vede che è bianco, si vede la pellicina, per cui io comunque questo lo devo andare a rimuovere, perché non, se ci applico il fondotinta sopra me lo sbriciola e non va bene. Poi comunque si vede.
Quindi, cioè, non capisco se alla fine devi rimuoverlo e ti rimane la borsa sgonfia, oppure lo rimuovi e ritorna esattamente come prima. Non lo so. Questo qua, il sinistro, dunque, oggi che veramente ne ho usato una quantità infinitesimalmente piccola, non lo sento tanto tirare, però, cioè, io noto che mi enfatizza di più le rughe, altro che non fare espressioni, impossibile. Impossibile. Mi tira molto di meno, questo tira molto molto di più, è il bianco. Questo è il Corriere. Eccomi qua. Allora, era il Corriere, ovviamente. Sono andata, ho ritirato il mio pacco. E così nel frattempo è passato ancora un po' di tempo e possiamo fare le considerazioni finali. Dunque, diciamo che questa parte qua si sente moltissimo tirare e le borse a me sembrano notevolmente più assorbite, più levigate rispetto al sinistro che è quello di Avon. Devo dire però che in entrambi gli occhi, ma soprattutto qui, la sensazione è molto sgradevole perché tira tantissimo, la pelle la sento proprio tirare, anche qua, ma meno, qua molto di più, per cui ho proprio la voglia di andarla a togliere. È una cosa che non posso resistere perché ho proprio questa sensazione così di tiraggio che non è piacevole, è spiacevole. In più io vedo che c'è comunque questa patina bianca che non mi piace e la voglio togliere. Per cui cosa dire di questi due prodotti? Torniamo a un'inquadratura più... Oh no, no, no. Ecco, qua forse si vede ancora di più, guardate com'è bianco. No, non posso stare con una roba così. Cioè, scusate. Eccoci. No, me la devo andare a togliere, assolutamente. Ma tutti e due gli occhi. Questo proprio con urgenza, non perché bruci o perché mi dia fastidio, ma proprio c'è questa tensione della cute che è fastidiosa. Quindi non è una cosa piacevole. Mi ha levigato, forse sì, mi ha tolto la borsa, ma c'è proprio da togliere subito perché ho questa sensazione di sgradevole, proprio di pelle che tira. Cioè io vado a mettere le creme sul viso per contrastare questa sensazione, poi metto questo, no. Questo tira di meno, però fa lo stesso. La pellicola bianca lì sotto, non posso truccarmi sopra, quindi io con la mia manopola lì in microfibra devo andarla a togliere. Quindi è un trattamento che potrei fare, posso fare al mattino perché la sera non ha senso togliersi le borse sotto gli occhi, ma nei giorni in cui sto a casa. Siccome è un effetto immediato ma effimero. Cioè, non è che è una terapia che tu applichi quando stai a casa per poi avere giovamento quando sei fuori. No, è una cosa istantanea che ti serve in quel momento. Ma io questo non posso applicarlo prima di truccarmi, prima di uscire. Quindi, queste sono considerazioni mie, test molto casalingo, però fatto davanti ai vostri occhi e ai miei occhi. Non so, sono due prodotti, cioè il prodotto in sé, l'instant, cioè l'asciugatore di borse da sotto gli occhi, non mi ha convinto, in nessuno dei due brand. Se però vogliamo mettere che questo ha il doppio del prodotto e costa la metà di questo, cioè se uno vuole provare e togliersi la curiosità, penso che questo qui secondo me... Non vale tutta questa spesa perché comunque io me lo vado a togliere perché non lo resisto, mi dà fastidio. Basta, questo test finisce qua. Spero che possa essere stato di aiuto a qualcuno, comunque vi abbia incuriosito. Se è così, vi chiedo sempre di iscrivervi al mio piccolino canale, al mio canale piccolino, cioè non sono neanche più capace a parlare. Adesso mi metto un po' di questo in bocca. Vi saluto e vi aspetto per un prossimo video. Ciao!